E finalmente la recensione di Mi Band 4. Mi sarà piaciuta? Vediamolo insieme. €35, caratteristiche tecniche indubbiamente interessanti, tra le quali il display a colori, ma anche l'impermeabilità a 5 atmosfere, quindi andiamo a vedere se ne vale la pena nell'utilizzo di tutti i giorni. Iniziamo col dire che non ci sono tasti fisici. L'unico tasto, che fisico non è posto alla base del piccolo display e serve per tornare alla home. Per il resto, questa Mi Band si controlla con lo swipe verso l'alto o verso il basso, è indifferente. Swipe che dà accesso ai vari menu. Status, con la possibilità di andare a vedere il riassunto della propria attività giornaliera in termini di passi, calorie e distanza percorsa. Il rilevamento del battito, la cui frequenza può essere settata secondo diversi intervalli direttamente nell'applicazione. Workout, con gli allenamenti che potete monitorare. Meteo, attuale, ma anche le previsioni, notifiche e More, che contiene il Do Not Disturb, che può essere settato solamente dal telefono, sveglia, musica, con il controllo remoto della musica che sta andando sullo smartphone, altre impostazioni, fino ad arrivare alla possibilità di regolare la luminosità del display. Mi Band che non ha un sensore di luminosità, quindi il display deve essere regolato secondo 5 livelli, ma devo dire che al massimo livello di luminosità conserva una buona leggibilità anche sotto la luce diretta del sole. Questa band ha anche la funzionalità della gesture, ovvero sia del wake up del display con il movimento del polso. Ho trovato molto interessante la possibilità di regolare, di tarare la sensibilità del movimento secondo due livelli, un livello normale e un livello invece più sensibile. A tal proposito, poi mi sono divertito a mettere a confronto la Mi Band e un Apple Watch 4 per vedere come se la cava con gesture più o meno rilevanti, più o meno accentuate del polso. E devo dire che la Mi Band non se l'è cavata affatto male. Ok, in un paio di occasioni non si è accesa e l'Apple Watch sì, ma stiamo comunque parlando di due oggetti con prezzi decisamente differenti. Ma adesso andiamo a vedere come se la cava con le notifiche con un display che è veramente piccolino, perché stiamo parlando di 0,94, meno di un pollice. Iniziamo dalle mail. Vi arriva una notifica con l'indicazione del sender, dell'oggetto e le prime righe della mail. Ma, e questo vale per tutte le notifiche, non potete rispondere in alcun modo. Stessa cosa per le chiamate. Potete vedere chi vi chiama, ma non potete rispondere. I messaggi di WhatsApp arrivano, ma non potete vedere nel piccolo display eventuali fotografie. Così come non potrete ascoltare, essendo la Mi Band sprovvista di altoparlante, eventuali messaggi vocali. Fatidica domanda, se qualcuno, mio contatto, mi manda tre WhatsApp di fila, li posso leggere tutti e tre oppure la Mi Band mi fa vedere solamente l'ultimo? Ottime notizie. I messaggi WhatsApp che vi vengono inviati in rapida successione da uno stesso contatto vengono memorizzati nell'area Notifications, dove possono essere letti uno dopo l'altro. Ottima la possibilità di scegliere da che applicazioni ricevere le notifiche, ma soprattutto ho trovato molto ben implementata la possibilità della personalizzazione della vibrazione. Dall'app potete andare a decidere da quali applicazioni ricevere le notifiche. Ottima inoltre la possibilità di personalizzare la vibrazione. Ci sono le impostazioni predefinite, ma qui potete sbizzarrirvi. Attraverso un'interfaccia molto intuitiva potete creare il vostro pattern di vibrazione e, al di là di tutto, la vibrazione si sente.
è pur sempre una fitness band e quindi andiamo a vedere come se la cava con gli allenamenti e con la precisione nella rilevazione del battito cardiaco. Iniziamo dagli allenamenti che potete monitorare. Sono tanti, certo, ma non tantissimi. Ma c'è anche il nuoto. Ho provato una sessione sul tapis roulant. La precisione nella rilevazione del battito cardiaco è molto buona. Messa a confronto con una fascia cardio Garmin, in tutte le condizioni di utilizzo, a riposo, con una camminata blanda o anche con una corsa sostenuta, non ci sono mai stati scostamenti considerevoli. E, alla fine dell'allenamento, vengono mostrati i principali dati dell'attività che avete appena svolto. Peccato solamente per una cosa, il timeout del display della Mi Band dura solamente 5 secondi. Questo fa sì che in circostanze particolarmente concitate, come possono essere gli allenamenti e complice anche il display un po' piccolino, voi vi possiate andare a perdere determinate informazioni. Ma andiamo a vedere adesso come se la cava l'app di gestione di questa Mi Band. Mi Fit. È questo il nome dell'app che va a gestire la nostra band. Nella schermata iniziale avete un riassunto della vostra giornata, i passi, il tempo di allenamento, ma anche il tracciamento del sonno con le diverse fasi. La tab Amici serve per inserire attraverso un QR code i propri amici e seguire le loro attività, mentre la tab Profilo ci fa entrare nella vera e propria gestione della Mi Band, con la possibilità di scegliere la watch face preferita, di impostare le notifiche, oppure di gestire tutta una serie di altre impostazioni. E da ultimo, ma non meno importante, l'autonomia. Il marketing ci promette 2 settimane. Sarà vero? Prima di rispondere, un paio di considerazioni sulla modalità di ricarica. Ogni volta dovrete estrarre la Mi Band dal suo guscio, altrimenti non riuscirete a ricaricarla. Non comodissimo, ma soprattutto il cavo è davvero corto. Probabile che se la ricaricate di notte vicino al letto, vi penzoli dalla presa. Piccoli difetti che tuttavia si fanno perdonare perché la dovrete ricaricare davvero poco. In 2 giorni, con una sessione di corsa, qualche smanettamento e le notifiche sempre attive, ho perso il 13% di batteria. 2 conti bastano per capire che le 2 settimane di autonomia sono una promessa mantenuta. E quindi siamo arrivati alle conclusioni di questa video recensione della Mi Band 4. Qualcuno di voi qualche giorno fa mi ha preso un po' in giro dicendomi: vabbè, direi quello che stanno dicendo tutti gli altri, ovvero sia che è un best buy. Ahimè, caro amico, ti devo dare ragione, ahimè, perché mi piacerebbe essere un po' originale, un po' fuori dal coro, ma la verità è la verità. Avete a disposizione un oggetto che al prezzo di 35 euro è un'ottima fitness band, ha una più che discreta precisione nella rilevazione del battito cardiaco, ha un display a colori, ha un'autonomia di ben 2 settimane e vi riceve le notifiche. Certo non ha l'NFC, certo non ha il GPS, certo le notifiche le potete solamente ricevere, ma per rispondere dovete prendere in mano il vostro smartphone, ma direi che per 35 euro davvero non si può pretendere di più. E inoltre la sua portabilità è ottima, un peso intorno ai 20 grammi e la potete portare in ogni circostanza. E quindi non è un best buy, direi che è veramente un must buy, sempre che riusciate a trovarla, perché è andata letteralmente a ruba. Auguri! È tutto per questa video recensione, spero che vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!